Daniela ha fondato da poco un'associazione culturale. Si è rivolta a Clio perché vorrebbe un make-up più adatto ai suoi nuovi incontri di lavoro. Daniela, pronta? Pronta. Pronta, trasformiamoci in due donne in carriera. Quindi iniziamo dalle basi e dalla crema idratante. Dopo aver messo la crema, si aspetta di solito un minutino che si assorba bene nella pelle e poi si va a usare il giallo tinta. Spugnettina, ok, la usiamo bagnata, ok, shaker il tuo fondotinta e poi lo applichiamo un po' sulla mano in modo da prelevare il prodotto poco alla volta. Vai solo nelle zone dove ti sembra di aver bisogno, di solito è la zona centrale dove siamo più rosse. Perfetto, bravissima. Correttore, per te un colore leggermente più scuro. Per me è un po' più chiaro, tu hai un po' di occhiaia. Abbastanza. Ereditaria? Sì, cioè ce l'ho sempre, anche quando riposo tantissimo, comunque ce l'ho. Perfetto, usiamo un correttore bello coprente a questo punto in modo da neutralizzarla. La andiamo a mettere con un pennellino, ne prendiamo poco e poi dopo lo mettiamo sempre sulla mano in modo da prelevarne poco alla volta, perché altrimenti se ne metti troppo ti fa tutte le righine bruttissime. Sì. E solo dove vedi il nero, quindi qui, fino a qui da te arriva, okay. Da te è abbastanza pronunciato, però tutta questa zona qui non è nera, quindi ti fermi prima, guardi verso il basso, in questo modo proprio le riesci a vedere bene, vai ad agire proprio su tutta la zona, perfetto. Adesso fissiamo il tutto con la cipria, ok, un pennellone, e poi piano piano, con dei movimenti rotatori, lo applichi, prima nella zona centrale, e siccome hai una pelle leggermente secca ai lati, cioè proprio fai una passata velocissima, ma non ti concentri su quella zona per non andare ad accentuare la secchezza della pelle. E adesso direi di iniziare a truccare gli occhi. Andiamo a uniformare la nostra palpebra con un ombretto comunque beige neutro, ne mettiamo poco. Ok. Dopo aver messo la nostra base, applichiamo un ombretto sempre un color neutro, un color beige, lo andiamo ad applicare su tutta la palpebra mobile. Ok, perfetto. Ricordo, devi solo stare attenta perché naturalmente nel momento in cui tiri la palpebra cambia forma il tuo occhio completamente. Cioè, se guardi, sì, sono due forme diverse, quindi devi sempre stare attenta a non creare una forma che sta bene sull'occhio tirato, ma poi quando rilasci la palpebra non ha più forma. Andiamo ad utilizzare un ombretto in crema verde grigio metallizzato con un pennello da sfumatura. Lavoriamo bene. Andiamo nella piega, iniziamo a lavorarlo. Qui, proprio come una V finale, qui vicino alla ciglia. Diamo della definizione, siccome così è un po' piatto come colore, diamo della definizione con un grigio. Quindi non nero, comunque un grigio opaco. Andiamo a scurire qui la parte finale, vicino alle ciglia, andando sempre verso l'alto, ma è verso il basso, quindi io punto proprio il pennello verso l'alto. E andiamo adesso a dare definizione all'occhio, invece di usare una matita nera usiamo sempre un genere metallizzato per stare sul tema, però un colore molto più tenue, un tortora però... Se vedi non è molto scuro, è giusto per dare definizione sia sopra che sotto, dato che sotto ancora non abbiamo messo niente, nella rima esterna dell'occhio, quindi non interna. Adesso riprendiamo il pennello di prima, con le setole piatte, lo stesso ombretto in polvere libera di prima, pochissimo prodotto, e semplicemente lo andiamo ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare per illuminare. E completiamo il nostro trucco occhi con il mascara. Voilà. Ok, grazie. Prego. Zig zag dall'attaccatura verso l'alto. Possiamo pettinare le sopracciglia
e si stacca un prodotto apposito. Ah, vedi? Che contiene del gel trasparente. In questo modo stanno tutto il giorno a posto, senza, senza scendere. Senza fare l'effetto un po' triste. Andiamo adesso a dare della luce al viso con un illuminante. E questo è molto leggero. Se vedi, essendo il pen. Quindi questa zona. Sì. Sul guancia invece un blush in crema. E lo andiamo ad applicare, è molto leggero. Sulle labbra invece ho scelto un rossetto a lunga tenuta, un colore molto simile a quello delle nostre labbra, quindi neutro, tenue, però a lunga tenuta in modo che non venga via durante il giorno, che tu non debba star lì a fare dei piccoli ritocchi. Si mette prima il colore, l'ho messo su tutte le labbra e lasciato asciugare per un minuto. Senza premere le labbra, senza fare niente, lasciamo il prodotto che si asciughi. Ti senti secca? Un pochino. Secca abbastanza? Perfetto. Mettiamo il gloss. Come ti senti adesso? Bene. Bene? Sì. Il trucco è finito. Wow. Daniela, come ti vedi? Molto, molto fresca, quindi quello che cercavo, non appesantita e molto elegante. Molto fine. Sicuramente, sì, molto fine. Sì. Ma ti ricordi com'eri prima? Sì, mi ricordo, sì. Ma adesso con il trucco più sofisticato, secondo me, sembri sì, proprio una donna in carriera. Però adesso, prima di lasciarti andare, ti dirò i tre prodotti che ormai nel tuo povero trousse semivuoto non potranno più mancare. Un ombretto in crema, abbiamo scelto questo tono metallizzato che è facile da stendere come hai visto, sì, subito ti dà luce e non risulta troppo pesante. Un blush invece che quel colore, scegliamo un colore un po' più tenue, più luminoso anche, che quindi ti dà questo effetto fresco. Sì. Ed infine un rossetto a lunga tenuta in modo che anche quando parli con i clienti non devi preoccuparti del fatto che il rossetto magari è sbavato, è andato nelle pieghe. Tu sei a posto tutto il giorno con questo. Perfetto. Perfetto. Ideale. Sì. Ideale. Daniela, spero che tu ti sia divertita. Tantissimo. Tantissimo, hai imparato qualcosa? Sì, qualcosa. Di più? Parecchio, sì. Perfetto, io ero qua per questo. Grazie mille. Daniela, con l'aiuto di Clio, ha realizzato il make-up che desiderava per il suo nuovo lavoro. Ha steso un fondotinta liquido e coperto le occhiaie con un correttore salmone. Ha steso un ombretto beige e un ombretto in crema grigio metallizzato. Ha utilizzato un ombretto grigio opaco e applicato una matita color tortora. Ha steso un illuminante sugli zigomi e sfumato un blush in crema. Infine ha applicato sulle labbra un rossetto double a lunga tenuta. E anche per oggi abbiamo finito, ma per rivedere i trucchi usati in puntata continuate a seguirmi sul sito realtimtv.it. Alla prossima, ciao!